Tutto per Fratelli d'Italia, ma anche per il centrodestra in generale. Sicuramente sì, Fratelli d'Italia gioca una partita di coerenza dopo 4 anni e mezzo condotti con coerenza all'interno del Parlamento, spiegando che questo era il momento decisivo di cui avrebbe avuto bisogno anche in anticipo, perché gli italiani avrebbero avuto bisogno di un governo omogeneo e coeso non da adesso ma da molti anni, perché di fatto siamo reduci da una legislatura nella quale abbiamo visto diversi governi con diverse formule politiche non in grado di affrontare e risolvere i problemi degli italiani. Il centrodestra deve recuperare tutti gli elementi di compattezza con criteri che oramai sono consolidati per affrontare questa campagna elettorale, ma soprattutto per dare garanzia sui prossimi 5 anni di governo del Paese di cui appunto c'è bisogno. Scende in campo la Camera o il Senato? Ma io sono in campo al 101% a prescindere da quello che farò personalmente, perché una campagna elettorale questa che evidentemente il partito farà in modo compatto. Io faccio il capogruppo dei conservatori in Parlamento europeo, come è noto, quindi faremo le valutazioni in questi giorni con il partito, ma il mio impegno prescinde da una candidatura o meno in prima persona, perché sicuramente sono già fortemente impegnato. Stasera partiamo con questa prima iniziativa, ma poi ne avremo tante altre e avremo da affrontare una campagna elettorale a fianco di Giorgia Meloni, perché siamo convinti non solamente dell'importanza del momento, ma anche del fatto che si possa giocare una partita, per quanto ci riguarda, a sostegno di una leadership, Giorgia Meloni, che può rappresentare in modo adeguato, serio e credibile il nostro paese a livello nazionale ed internazionale. C'è la possibilità di Emiliano candidato, la Puglia rimarrebbe poi senza il presidente, lei cosa ne pensa? Questo dovreste chiederlo a lui, non certamente a me, e quindi vedremo quello che accadrà. Se parliamo di Emiliano, io parlerei di altre cose, non della campagna elettorale, parlerei di sanità, parlerei dei guai di questa regione, parlerei della incapacità di spendere, perché se ne dica, i fondi comunitari, parlerei anche di qualcosa che incredibilmente non ha visto ancora una risposta, perché Emiliano non ci ha detto nulla sulle vicende note per le quali emerge un sistema clientelare di gestione del potere in questa regione che è sicuramente indecente. Questi sono i fatti concreti. Poi se Emiliano si candiderà o meno è un problema del PD e di Emiliano. In cosa può e in cosa deve tradursi il cambiamento? Alla luce anche magari se c'è qualche fonte di ispirazione con gli altri alleati in seno europeo soprattutto. Ma ci vuole una compattezza innanzitutto a livello nazionale del centrodestra. A livello europeo noi abbiamo un'idea ben precisa, l'Europa ha, e la crisi scaturita dalla guerra russo-ucraina, dall'aggressione da Russia all'Ucraina ha dimostrato questo. L'Europa ha fatto male diverse cose in questi anni e ne cito solo una: l'essere dipendente su questioni strategiche, dall'energia per citarne una in modo particolare, ma anche all'approvvigionamento alimentare o ad altre questioni di questo tipo, testimonia e dimostra che l'Europa in questi anni non ha operato bene. C'è una scandalistica suordinazione che prevede, come ogni campagna elettorale, un racconto enfatizzato a livello internazionale dove si spiega che Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni non sarebbero adeguati per governare, eccetera, 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 con una spolverata di post-fascismo che non manca mai in queste circostanze, per cercare di sviare l'attenzione degli elettori. Ecco, rispetto a queste sciocchezze noi diciamo che l'Europa va cambiata, che noi siamo dentro l'Europa per cambiarla, che il progetto di Fratelli d'Italia, ma anche e soprattutto dei conservatori, è un progetto che va in questa direzione, e l'occasione di dare forza alla famiglia politica dei conservatori che guida Giorgia Meloni a livello europeo come partito. Perché? Perché evidentemente questo darebbe la opportunità di avere come famiglia politica la guida di un grande paese. Questo può essere solo un contributo positivo, quelle che sono le esigenze, le aspettative e le opportunità che devono essere portate avanti a livello europeo.